Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Era assolutamente sconvolto, ci ha raccontato un po' della chiacchierata. Allora io ti chiedo che cosa pensi di Matteo. Lui nell'intervista che gli ho fatto successivamente mi ha detto: sai, io questi tiri un po' matti, e dico, cioè, il re dei tiri ignoranti, che parla al ragazzo che fa i tiri matti, insomma è un bel passaggio di consegna. Quindi che cosa pensi di Matteo e che futuro prevedi per lui? Ah, è un bravo ragazzo, è molto umile. Gran lavoratore, gli ho detto che l'attacco andava bene, ma si doveva concentrare molto più sulla difesa, perché se vuole giocare a livelli più alti, l'aspetto difensivo è forse ancora più importante rispetto all'attacco. Quindi, per fare il passo di qualità deve migliorare a livello difensivo. In attacco ha un gran bel tiro, e quindi è già un'ottima cosa, perché non è che ce ne sono tanti in giro che hanno quel tiro là. Poi ha la faccia tosta, ha voglia di arrivare, quindi è un buon inizio sicuramente. Paga un po' il fisico, si dice? Sicuramente il fisico aiuta, ma abbiamo visto gente che anche senza fisico è arrivato a giocare a livelli alti, no? Quindi sicuramente il fisico aiuta, è molto importante, ma se tecnicamente sei bravo e mentalmente pure, no? Sei convinto nelle cose che fai, sicuramente ce la puoi fare. Chi ha più fisico è Candy, di cui si parla molto molto bene. Sì, l'ho visto adesso, è la prima volta che adesso l'ho visto, ed effettivamente è bello alto, deve sicuramente lavorare fisicamente ancora, però è giovane e anche lui ha tante qualità e ce la può fare anche lui. In passato si era scritto di un possibile ritorno di Basile in Fortitudo prima che ti ritirassi, si era accostato il nome qualche giorno, ma era vero, c'era una tua volontà di tornare. E adesso che effetto ti fa? Sei veramente, siccome l'anno scorso l'AMA, no, si era ritirato, fatto dirigente, è tornato, insomma, magari vediamo Basile che ritorna con i pantaloncini, grande festa. No, c'è stata una chiamata di Matteo, perché aveva sentito che forse aveva letto che io avevo dichiarato qualche mese fa che dovevo aspettare qualche mese prima di Quando decidere. Quando ti ha chiamato Matteo? Io fai conto, io ho fatto l'intervista forse novembre, sì. E io avevo detto forse fino a ottobre, inizio di novembre, avevo detto che dovevo aspettare fino a Natale per decidere se. Allora lui aveva letto questa notizia qua, mi ha detto, ma pensavo se avessi smesso. Ho detto sì, ho smesso, però per non avere pressioni mediatiche ho dato una data per stare più tranquillo, e quindi poi è finita là, però oltre questa chiamata non c'è stato niente. Quindi il ritiro adesso è definitivo? Sì, no, ma ero già convinto, ho fatto l'ultima partita il 4 maggio dell'anno scorso ed ero convintissimo già da 3-4 mesi prima che finisse il campionato. Va bene tutto, ma raschiare il fondo del barile non mi sembrava il caso, quindi ho fatto quello che ho fatto, sono contento e basta così. Il ricordo più bello in Fortitudo? L'anno dello scudetto del 2005, perché era una squadra che non era costruita
per vincere, nel senso che non era la squadra della prima era, no? Quella dei grandi campioni. Era una squadra, una bella squadra, giovane, che è arrivata fino lì con la fatica, con il lavoro, con la concentrazione. Quindi, sai, quando le cose poi vengono in questa maniera qua, è ancora più bello. Adesso c'è il Mancio, una sorta di trade union, vi siete rivisti, che cosa gli hai detto? E il Mancio secondo te, insomma, può vincere questo piccolo scudetto che sarebbe la promozione in Serie A per questa Fortitudo? Mancio ha esperienza da vendere, le qualità le sappiamo, quindi deve traghettare i ragazzi alla vittoria. Sa quello che deve fare, è cresciuto tanto, adesso ha già un'età che può fare questa roba qua, no? Aiutare i ragazzi più giovani a capire, no? Come funziona e cosa si deve fare per vincere. Sta facendo bene, effettivamente il campionato di A2 non è di altissimo livello, però ci sono tante squadre che puntano, no, ad andare in A2, quindi non è facile. È un campionato lungo, tantissime squadre, hanno tutte le carte in regola per potersela fare, perché sono lunghi, grossi, hanno voglia, hanno testa, hanno concentrazione, hanno un allenatore che li tiene sempre sul pezzo. Ho detto, ci sono, hanno tutte le carte in regola per poter far bene. Dopo 8 anni è tornato il derby. Qual è il derby che è nel cuore di Basile? Tutti i derby sono stati importanti, perché l'atmosfera era alle stelle, c'era grande carica, e non ne ho uno in particolare. Tutti i derby, per come vengono vissuti qua, sono stati tutti importanti. Ti aspetti un omaggio, un'accoglienza particolare dalla Fossa dei Leoni domani? Insomma, sarà un bel abbraccio. Non lo so, mi aspetto di tutto, sono capace di tutto, quindi mi hanno già sorpreso un sacco di volte con le coreografie, quindi mi aspetto veramente di tutto. Insomma, tanti anni, ma il cuore di Basile è sempre bianco-blu. Sono legatissimo a questa squadra qua, perché mi ha dato tanto, è una società che mi ha dato la possibilità di giocare cose importanti, quindi sono molto legato a questa società e a questa gente. E in futuro, in qualche veste, in Fortitudo, piacerebbe tornare? Ma la pallacanestro in questo momento per me non è il mio futuro, nel senso che non mi interessa adesso mettermi in una situazione dove non posso controllare, nel senso che fino a quando sei in campo la palla ce l'hai tu e quindi controlli tu e vai. Quando sei fuori sei costretto ad affidarti agli altri, e quindi è un ruolo, quello che sta fuori, di chi sta fuori, che non è facile. Quindi non mi voglio mettere assolutamente in una situazione del genere adesso, perché sicuramente i 21 anni di carriera sono tanti, e quindi adesso voglio un attimo riposarmi, poi dopo non si sa mai, non voglio mettere le mani avanti, però per adesso. Quindi un momento di pausa adesso. O hai progetti anche in altri campi, no? Ti riposi, giustamente, dopo 21 anni. Relax assoluto. Che fa tornare qua? Ma manca sicuramente tanto, ho fatto 5 anni e mezzo qua e venirci ogni volta è sempre una sensazione strana. Poi entrare nel palazzetto
vedere i posti, no? Dove ho vissuto ogni giorno, ogni ora, vittorie, sconfitte, quindi mi tornano in mente tanti episodi, tante partite, tante situazioni. Domani che emozione sarà? Te lo richiedo. Non lo so, guarda, mi aspetto di tutto, sì, sicuramente una grande emozione, perché vedere il Paladozza pieno è dalla finale del 2005 che non vedo una situazione del genere, quindi tornare indietro di 12 anni. Sono cambiate molte cose, ma l'entusiasmo per la Fortitudo, quello non è mai passato. E questo è importantissimo. La cosa buona che è stato fatto l'anno scorso è proprio quello di far riemergere l'entusiasmo che si era perso in questi anni qua. E adesso sono tutti carichi ed è giusto così, perché la Fortitudo merita questa attenzione. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.